Revelia, la soluzione innovativa per la gestione chiavi in mano dei beni culturali. I beni culturali in Italia sono più di 200.000. Al di là delle destinazioni più conosciute, il nostro paese è ricchissimo di luoghi e monumenti di straordinario valore, lontani dal turismo di massa. Oggi, gli enti e le organizzazioni che hanno in custodia questi preziosi tasselli del nostro patrimonio faticano a definire piani di gestione sostenibili e a garantire allo stesso tempo la qualità dell'esperienza di visita. Revelia è la soluzione di Calatà che consente l'apertura dei beni e l'attivazione di visite guidate a richiesta al raggiungimento di determinate soglie di partecipazione. Vediamo come funziona con un esempio. Il comune di Colfiorito è proprietario di un magnifico castello medievale. Vicino a Colfiorito abita Giulio, un giovane e appassionato storico dell'arte, capace di rendere la storia di questo bene interessante e comprensibile per tutti. Dopo una fase di valutazione e formazione, Calatà stipula un contratto con Giulio, che comunica le date e gli orari in cui è disponibile per le visite. In parallelo, Calatà si occupa di garantire le adeguate coperture assicurative e la gestione degli aspetti di sicurezza indispensabili per lo svolgimento dell'attività. La scheda informativa del castello, abbinata alle disponibilità di Giulio, viene pubblicata sul portale Revelia e promossa online. Mario e Grazia sono interessati a visitare il castello, valutano le disponibilità su Revelia e scelgono due possibili date. Il sistema procede alla preautorizzazione sulla carta di credito. Anche Carlo e Michela sono interessati a visitare il castello. Scoprono che altre persone hanno già opzionato alcune date e si organizzano indicando il proprio interesse verso le date e gli orari migliori. Mario, Grazia, Carlo e Michela segnalano l'opportunità ai propri amici e in poco tempo la soglia minima per l'attivazione della visita è raggiunta. Revelia, con un'email, conferma la visita a tutti i partecipanti e trasforma in addebito la preautorizzazione. Con il giusto preavviso, Revelia segnala anche a Giulio e al comune di Colfiorito che la visita è confermata. Grazie a Revelia, Mario, Grazia, Carlo, Michela e i loro amici vivono un'esperienza unica a contatto con la storia e la bellezza. A cadenza periodica, Giulio riceve il pagamento per le visite che ha effettivamente svolto e il comune di Colfiorito incassa la quota stabilita sui proventi. Tramite Revelia, il comune di Colfiorito, con il pagamento di un semplice canone, è riuscito a rendere accessibile il castello tutto l'anno, valorizzandolo con una proposta di qualità che fa crescere il numero complessivo dei visitatori. Scopri i dettagli di Revelia su www.calatà.it.